Con le processioni della Dolorata del venerdì di Passione entrano nel vivo i riti della Settimana Santa in molti comuni baresi. Nonostante la pioggia, che ha fatto slittare a oggi gli eventi religiosi in programma, tanta gente ha accompagnato le immagini di Maria Addolorata per le vie delle città. A Bidonto l'immagine è stata seguita dal coro di voci bianche diretto dal maestro Vito Pasculli, che per tutta la durata della processione ha intonato la Desolata, il canto tradizionale punto di riferimento per la Settimana Santa bitontina. Un momento di grande fede e devozione al quale ha partecipato anche il nuovo vicario episcopale Don Alberto D'Urso. Malgrado la processione si sarebbe dovuta realizzare ieri, la gente è tornata perché si sente profondamente legata alla Madonna e il culto alla Madonna ha tante circostanze per essere manifestato qui a Bitonto, manifestato ma anche alimentato. E questo è un momento molto bello e significativo che aiuta a entrare nella maniera giusta nella Settimana Santa che ormai bussa alle porte delle nostre case, della nostra vita, ecco, e anche della nostra esperienza ecclesiale. Tanti i fedeli che hanno gremito la cattedrale di Bitonto e aspettato per strada il passaggio della processione. Tra questi molti turisti, alcuni anche stranieri, che sono rimasti impressionati dalla processione e dalle marce funebri intonate dalla banda cittadina Tommaso Traetta. E ci sono sempre delle processioni in corso, ma così mai, così con la musica e tutto, con l'ambiente magnifica. Per noi è una sorpresa, per tutti i francesi è un piacere perché non si vede più in Francia questo.